Il cuore della Ferrari batte qui dentro, all'interno dell'inaccessibile gestione sportiva. Ogni fine settimana di gara, centinaia di milioni di tifosi trattengono il fiato aspettando di vedere una rossa vincente. Il grande capo di questa mitica scuderia ci attende. Stefano Domenicali, sei tu che hai scelto la Ferrari o è la Ferrari che ti ha scelto? È una bella domanda. Sicuramente io volevo far parte di questa azienda, di questo gruppo, e non appena ho finito l'università è stata la prima azienda a cui ho pensato, a cui ho inviato il mio curriculum, e da lì è nata la mia storia in questo meraviglioso gruppo. Direttore della gestione sportiva, ma cosa vuol dire precisamente? Che tu decidi tutto e basta? Significa che tutto quello che fa riferimento al mondo delle corse Formula 1 risponde a me. Cos'è la cosa più elettrizzante che c'è nel tuo lavoro? Ma la tensione che si vive in ogni modo, nonostante hai fatto tanti gran premi, in ogni momento in cui iniziano le qualifiche e prima della gara. Devo dire che a queste cose non si fa mai l'abitudine. Sembra che nel paddock si deve essere un po', come si dice, furbetto. Ma se furbetto come accezione viene inteso come chi ha, per così dire, quel pelo per affrontare qualsiasi situazione, è chiaro che il mondo della Formula 1 è un mondo molto complesso, un mondo di squali, di sciacalli, insomma, si fa il pelo anche a quello. L'importante è non cambiare, essere se stessi sempre, in qualsiasi situazione e con tutte le persone che ti circondano. Sei nato a Imola, era impossibile fare altro che lavorare nello sport automobilistico? Beh sì, è vero, io sono nato in una città dove respiravi il profumo o l'odore o la puzza della benzina, dell'olio bruciato, quindi sin da piccolo andavo alla Tosa con gli amici per vedere le moto, le auto. Durante le scuole, durante l'università andavo in circuito per cercare di fare quei lavori che fanno un po' tutti, per aiutare l'evento ad andare avanti, quindi è chiaro che per me è stato più facile avere questo tipo di passione. Com'è la tua vita? C'è ancora spazio per la famiglia? Questo purtroppo effettivamente è il problema che chi ricopre questo incarico deve saper gestire. Probabilmente il 90% della gente della Formula 1 riesce a gestire questo tema in maniera tranquilla. Per me, insomma, inizia a diventare abbastanza pesante. Quali sono i valori che cerchi di inculcare ai tuoi bambini? Il rispetto degli altri e soprattutto in questo mondo dove bisogna sempre apparire per poter essere il contrario. Quindi cercare di essere se stessi, non essere abituati alla cultura della vittoria a tutti i costi, ma relazionarsi con gli altri, avere rispetto degli altri, pazienza e grande umiltà. Ti chiedono del tuo lavoro? Sì, mi chiedono, ma sono ancora troppo piccoli. Mi vedono, mi salutano alla televisione, si arrabbiano quando non mi salutano allo stesso momento, però ripeto, hanno un'età che ancora non riescono a percepire esattamente di cosa parliamo. Cosa fai a casa per rilassarti? Cerco di seguire un po' quelle che sono le mie passioni al di là dell'attività professionale e basta. Ma nell'ambito sportivo, pallacanestro, calcio, aeronautica, mi piace molto. E cerco di coltivare anche l'amore per la montagna perché è una delle passioni che ho. Quello che hai detto di me è l'aeroplano, l'MB339 delle Frecce Tricolori. E anche loro sono un grandissimo gruppo, piloti fantastici, ragazzi straordinari, li conosco, ho la fortuna di conoscerli molto molto bene, che incarnano un po' bene o male quelli che sono i nostri valori, sia professionali che personali, e l'aspirazione di essere sempre lassù. Come potresti definire il tuo carattere? Ma il mio carattere tendenzialmente, al di là di quello che può apparire, è una persona abbastanza introversa, che piace stare con gli altri, però non ha la voglia di dover essere sempre sul palcoscenico. Il difetto che ti ispira maggiore indulgenza? Il difetto che mi ispira maggiore indulgenza tante volte è cercare di capire sempre gli altri o di trovare negli altri sempre una scusa che sia giustificabile.
il personaggio storico che ammiri di più? Questa è una bella domanda. Personaggio storico, fammici riflettere, poi te lo dico. La Ferrari sta vivendo una delle stagioni più difficili di questi ultimi anni. Hai alcune parole specifiche per motivare la squadra? Ma le motivazioni le dobbiamo trovare al nostro interno, quindi quando affrontiamo i problemi che dobbiamo gestire sono cose che ci diciamo dentro, non abbiamo bisogno di comunicarle fuori. I piloti, cioè, sono persone particolari, cioè, si deve utilizzare parole diverse. I piloti sono molto particolari, sono persone speciali che hanno bisogno di una grande attenzione, sempre, in ogni momento, anche quelli che sembrano più freddi, non è vero, sono tutte persone che hanno una grandissima sensibilità. Kimi Raikkonen sembra essere un pilota un po' enigmatico, un uomo anche enigmatico, ci può spiegare un po' come lui? Come persona. Ma Kimi è una persona sicuramente diversa dal cliché a cui siamo abituati a vedere. Però sotto l'Iceman c'è un ragazzo molto sensibile, molto più di quello che uno può pensare. Com'è la squadra e te avete reagito all'incidente di Felipe Massa? Ma abbiamo reagito, credo, nella maniera giusta. Io, come è giusto che sia, e sono convinto, sono stato molto vicino a Felipe perché al di là di tutto l'abbiamo seguito da quando era veramente un ragazzino e poi c'è un legame emotivo affettivo che ti lega ai piloti, anche se razionalmente sembra strano o sbagliato, però è giusto che sia così. Noi ci dimentichiamo troppo presto di tutto. Quando era all'ospedale, avevano fatto lo scan e hanno deciso l'intervento, insomma, pensare che oggi Felipe sia assolutamente ok non era assolutamente facile, quindi anzi in quel momento erano più le probabilità di avere o di dover affrontare una situazione molto più tragica, quindi grazie a Dio andava tutto bene. È difficile essere sicuro che Felipe Massa tornerà? Ma io parto e noi partiamo dal presupposto che ce la farà, tutti gli esami confermano che da un punto di vista, diciamo così, medico tutto è a posto. Quindi speriamo al più presto che possa riprendere la preparazione, dopodiché deve andare in macchina perché deve riprendere il feeling, però io assolutamente lo considero pronto e sarà sicuramente pronto per l'inizio del prossimo anno. Dopo l'incidente di Felipe Massa, quando Michael Schumacher ti chiama e ti dice non ce la faccio, non riesco, ti è caduto il mondo addosso? Beh, è chiaro, devo dire, è stato un momento abbastanza intenso dal punto di vista emotivo, visto che avevamo già preparato un percorso di un certo tipo. Abbiamo apprezzato in Michael la volontà di rimettersi in gioco, purtroppo certe cose devono essere accettate e quindi guardiamo avanti. Per parlare di altri protagonisti, abbiamo visto nella stampa questi giorni che Valentino Rossi ha detto che era vicino di correre a Monza con la Ferrari. Era una scelta marketing per la Ferrari? No, innanzitutto con Valentino, come sapete, ci si sente spesso. Lui ha degli obiettivi importanti in questa stagione. Al di là di tutto, ripeto, non dimentichiamo che noi come Ferrari avevamo scelto e abbiamo bisogno di fare dei punti per cercare di arrivare terzi quest'anno nel campionato costruttori. Quindi scelte diverse rispetto a quelle che abbiamo portato avanti con Giancarlo avrebbero comportato dei rischi che non possiamo permetterci in questo momento. Quindi al di là di tutto Valentino rimane un grandissimo campione, credo che debba lottare al massimo per vincere quest'anno il titolo mondiale nel motociclismo, poi dopo si vedrà. Allora, nel 2010 diciamo che la Ferrari dovrebbe correre con Massa e Alonso, diciamo così. Però ma no, sì. Io direi che adesso di speculazioni ne sono state fatte tante. Come dicevo, credo l'altra settimana, vedendo come sta reagendo Kimi alla pressione mediatica, io credo che sia fondamentale per tutti quanti voi continuare a dire questa cosa, perché devo dire, da quando
è venuta fuori, sta andando veramente bene, quindi se questo è il modo per anche psicologicamente farla andare così forte, continuate a dirlo che va bene. Adesso possiamo dirlo, c'era il temore che la Ferrari non vincesse neanche un Gran Premio quest'anno? Ma il timore c'è sempre, perché soprattutto vedendo come stava andando questo campionato, è chiaro che dire il contrario sarebbe stato, o sarebbe davvero dire un qualcosa di non corretto, diciamo così. Però l'abbiamo visto nelle ultime gare, è difficile da capire che cosa sta succedendo dal punto di vista della prestazione. Cosa rappresenta Monza per la Ferrari? Ma Monza rappresenta il Gran Premio di casa, l'unico adesso, da quando non c'è più Imola, e quindi una responsabilità in più. Sappiamo non sarà facile, perché non è proprio una pista che per le caratteristiche della nostra macchina è la migliore, però l'abbiamo visto quest'anno, tutto può capitare. Ci sarà un'attesa immensa di tutto il pubblico, soprattutto per Giancarlo Fisichella. Cioè, è una pressione, diciamo, positiva, o è una cosa che può creare problemi? Ma sicuramente Monza per Fisichella rappresenterà un Gran Premio molto molto particolare. Non è un ragazzino, è uno dei piloti più esperti che c'è nel ranking della Formula 1, quindi sotto questo profilo mi sento tranquillo. Sarà sicuramente difficile gestire quei minuti che precedono l'ingresso in pista, perché è normale che sia così, ma quando poi c'è il semaforo verde sono convinto che darà al massimo.